Napoli si torna a parlare di occupazioni abusive, in special modo dopo che la Procura ha deciso di aprire un'inchiesta per vederci chiaro. L'occupazione abusiva di immobili in città da parte della Camorra è una storia ormai vecchia. L'ultima scoperta dei carabinieri di Napoli risale a qualche giorno fa, quando i militari hanno fatto irruzione in una casa del rione Traiano occupata illegalmente e hanno scoperto che l'appartamento veniva usato da affiliati ai clan come deposito di armi e droga. In alcuni casi gli alloggi in questione venivano usati anche come punti vendita al dettaglio di hashish, eroina e cocaina. Il maxi blitz dello scorso gennaio aveva infatti coinvolto 150 indagati e aveva portato a 88 arresti, oltre che al sequestro di 13 appartamenti. Così è intervenuta la procura, che ha aperto un'inchiesta delegando le indagini ai carabinieri, coordinati dal capitano Nicola Quartarone, e ai vigili urbani del nucleo operativo tutela immobili guidati dal capitano Gaetano Vassallo.